Ciao a tutti, questo è purtroppo un video delusioni del mese. Ho deciso di farlo a parte, in genere lo inserisco magari qua e là da qualche parte i prodotti che non mi hanno convinto, ma purtroppo sono quattro e alcuni mi hanno proprio. È stata una cocente delusione. Vi ricordo sempre che queste sono le mie considerazioni, quello che mi aspetto io da un prodotto, come funziona effettivamente su di me, che non vuol dire che sia il giudizio supremo di Dio onnipotente, ma è solo il mio. Quindi se voi vi trovate bene, sono felicissima per voi. Non avete buttato i soldi come me e vogliamo mettere? Allora, il primo prodotto di cui vi parlo è una base per unghie. Di questa vi avevo anticipato qualcosa, non mi ricordo sinceramente in che video. Vi avevo detto che ve ne avrei parlato al momento opportuno nel giusto video ed è arrivato. È la base della P2 Base Care Coat, questa. Allora, questa base all'inizio devo dire che non è che mi abbia subito dato dei problemi, nel senso che mi sembrava fare effettivamente il suo lavoro, perché mi andava effettivamente a preservare l'unghia dai colori anche molto scuri che metto molto spesso, quindi non ho mai avuto problemi di unghie macchiate, questo assolutamente. Ma io ne ho consumata metà, adesso si è anche parecchio parecchio addensata. Che cosa mi sono accorta nel corso dei mesi? Mi sono accorta che mi andava a disidratare in maniera assurda le unghie. Io all'inizio pensavo fosse un problema mio dovuto comunque allo stress. In più questa mano qui a marzo, sì, a marzo, queste due dita le ho sbattute di punta contro un muro, le ho sfracellate. E ci hanno messo parecchio a cominciare a ricrescere bene, perché sapete quando l'unghia cresce un po' storta, no? Dopo un trauma del genere, ecco. Però che succedeva? Che mi cominciavano a ricrescere, puntualmente le dovevo tagliare a zero. Con le unghie così lunghe, voi non mi vedete da tanto se ci fate caso, anche nelle foto che metto su Instagram degli smalti, sono le ultime foto che mi vedete con le unghie lunghe così, e mi sono improvvisamente cresciute da quando ho eliminato questa. E questa ha fatto sì che le unghie mi si disidratassero e lo vedete anche dalle fastidiosissime righe verticali. Che succede poi? Queste benedette righe verticali sulla punta dell'unghia si vanno ad aprire, le unghie si sfogliano in continuazione e dovete tagliarle una continuazione. E questo ve l'ho spiegato varie volte, insomma, anche chi mi ha scritto di voi di questo problema. Vi dico sempre, usate un olietto, andate a idratare per bene l'unghia quando si fanno queste righe verticali, purtroppo è un problema anche di disidratazione dell'unghia. E io ho fatto questo, ma continuavo a mettere questo con lo smalto, per cui era un cane che si mordeva la coda. Quando a un certo punto ho detto, ma oibò, vuoi vedere che è la base? Perché dopo tanti mesi non riuscivo proprio a venirne a capo di questa situazione. Un periodo andava un pochino meglio, perché poi ci sono dei periodi in cui io non metto lo smalto, un po' per pigrizia, un po' non mi va, un po' per far espirare anche le unghie. E quindi capitava magari una settimana, 10 giorni che non portavo lo smalto e vedevo che queste due già andavano meglio. Ricominciavo a mettere lo smalto, mi dovevo ritagliare tutte le unghie a zero. Perché oltre queste due, anche le altre righe verticali comunque mi si sfogliavano. Ho deciso di eliminare questa, ho rimesso in mezzo e questo da dopo alla fine di agosto, perché tutto il mese di agosto non ho messo smalto sulle mani, la base di Fabi che avevo già usato lo scorso anno. Come ho cambiato base ed ho cominciato ad usare quella, le mie unghie sono cresciute così. Queste due erano davvero tanto più corte delle altre e ora sono praticamente quasi alla stessa altezza delle altre. E tutto questo in un mese scarso. Per cui questa è la ragione per cui questa base la boccio. Oltretutto a me è arrivata a metà e si è addensata tantissimo. Addensandosi fa dei piccoli pallini bianchicci, no? Come se ci fossero lo smalto che si è un pochettino rappreso, quando lo andate a mettere sull'unghia, vi mette la base e vi mette anche questi pallini sparsi così sull'unghia. Quindi poi quando andate a mettere lo smalto sopra ci sono i bozzi.
Queste sono le ragioni per cui io questa base assolutamente la boccio, perché sono sicura che il mio problema è stato amplificato da questa base, purtroppo, che non mi ha aiutato assolutamente. Per cui, ciao ciao, base di P2. Poi un prodotto, questo purtroppo un po' me l'aspettavo, un po' speravo che non fosse così, ma così è stato. Di Equilibra io mi trovo bene praticamente con tutto: shampoo, balsamo, prodotti corpo, l'olio, il dermoil è buonissimo. Quello con cui proprio non andiamo d'accordo sono i burri labbra. Già vi ho parlato di uno che non è che mi abbia entusiasmato, non è niente di che, questo forse è anche peggio. Questo è quello all'argan, protettivo levigante, 5% olio di argan, vitamina E. Allora, io l'ho consumato quasi tutto, vedete che sono arrivata, ecco, è rimasto sto pezzettino che non consumerò perché è proprio inutile. Ho provato a portarlo al mare perché tanto lo riapplico spesso, ma non mi piace la consistenza di questi burri labbra, è troppo oleosetta, sguisciano un po', cioè non si fissa sulle labbra, non lo sentite che agisce sulle labbra, ma mi sembra che rimane molto in superficie, molto oliosetto, se ne va da tutte le parti e dopo un secondo infatti non ce l'avete più, perché non si sa dove va, non, di certo non a nutrire le labbra, perlomeno non le mie. Io sono abituata e ho bisogno proprio di altro, ma proprio come consistenza. Su questo mi pare ci fosse scritto new, quindi pensavo che fosse magari una nuova formulazione che potesse essere migliore, ma onestamente mi ci sono trovata proprio male male. A me questi burri labbra non piacciono. L'altro non mi ricordo quale fosse, mi pare che ce n'ho ancora un altro, però questo qui non mi sento proprio di finirlo, nel senso che sono quei prodotti che metto in maniera inutile, ecco, a me non piace. Poi due prodotti per cui ci sono rimasta non male ma malissimo. Il primo prodotto ve l'ho scritto nell'info box, che hanno letto in quattro, del video in cui vi ho fatto vedere gli acquisti di acqua e sapone con le offerte e quello che ho acquistato della collezione di Neve Cosmetics. Ed è il rossetto, questo, della linea matte, le nuove colorazioni uscite, il 932 Clay Crush di Maybelline, che ho preso con le offerte appunto d'acqua e sapone, l'ho pagato poco meno di 7 euro forse, adesso non ricordo di preciso, ma insomma adesso poco importa. Questo rossetto, quando ve l'ho fatto vedere, appunto non l'avevo ancora utilizzato, per questo lascio sempre le note, se devo aggiungere qualcosa, perché magari il video l'ho già montato, quindi non posso inserire una nota sul video, lascio tutto nel box info, leggeteli box info, leggeteli. E infatti lì avevo già accennato al fatto che ve lo sconsigliavo caldamente perché l'avevo provato nel frattempo, il colore è bellissimo, la resa è pessima. Il colore è questo qui ed è questo con questo tono biscotto un po' pescato che tra l'altro è molto in trend, stanno uscendo anche molte tinte labbra su questa colorazione, quindi ero contentissima di questo rossetto. Ma la resa sulle labbra è qualcosa di orrendo. Voi lo mettete, vi fa le labbra una prugna secca e io non ho le labbra secche, non ho problemi con i rossetti matte, cioè veramente deve essere una fetecchia il prodotto per avere una pessima resa sulle mie labbra, e questo lo è. E in pratica lo mettete, sentite subito questa sensazione di prosciugamento. Anche se è un matte abbastanza cremoso, quindi è strano, non è un retromatte di MAC per intenderci, quelli che già quando lo stendete sentite, no? Che il prodotto tira. Questo no, è morbido, quindi non ve lo aspettate. Ma oltre questa sensazione, come andate a parlare, a muovere le labbra, così normalmente vi ritrovate delle crepe, cioè sembrate con le labbra shabby chic. Tanto per rimanere in tema, così queste parole che vanno girando un po' ovunque. Sì, a crepe, proprio sì, con pezzi esterni, l'interno della pieghetta del labbro che sembra profonda un chilometro perché il prodotto non c'è, non ci va, non si sa dove sta. Sembrate un quadro antico un po' screpolato, ecco. Una cosa orrenda da vedere, ve lo giuro, una cosa orrenda, credetemi.
Quindi assolutamente un prodotto bocciatissimo, ci sono rimasta malissimo. Per fortuna l'altro che ho preso è cremoso e mi sta piacendo molto. Non ne prenderò più assolutamente, né colori scuri né colori come vi pare a voi. Come Maybelline con questi. Shh. Ciao, ciao Maybelline. Poi, ultimo prodotto di cui vi parlo è questo deodorante. Questo è un deodorante bio, vegano, gluten free, della Green Energy Organics, è scritto qua piccolissimo, che io ho preso dal sito di Douglas, se vi ricordate, con uno sconto del 20%. Sono prodotti anche un po' costosetti, prima dell'estate, ve lo feci vedere in un video haul di prima dell'estate. Questo deodorante, purtroppo, io non so neanche se abbia e se faccia il suo dovere, abbia una reale efficacia. Sapete che è il tipo di deodorante che io uso usualmente. Il problema qual è? Che io ho preso la profumazione al tè verde e voi lo sentite così e io sento una buona profumazione di tè verde fresca, tranquilla. Il problema è quando lo vado ad applicare, quando lo vado a spruzzare, dopo qualche minuto, su di me questo prodotto, non lo so che cosa succede, a contatto con la mia pelle diventa una roba pestilenziale. Preferirei sentire il cattivo odore del sudore, che è il cattivo odore che mi emana questo coso addosso. Vi dico solo che le due volte in cui l'ho provato, perché tu, boh, non lo so, magari una volta, chissà il mio naso che cosa aveva quel giorno, perché l'ho provato a distanza di un po' di tempo, l'ho riprovato la stessa cosa e sentivo questo odore che talmente mi dava fastidio, mi nauseava, non lo sopportavo, che mi sono lavata 3 volte di fila, perché ogni volta mi lavavo e continuavo a sentire l'odore di questo coso. Per me è orrendo. Quindi questo adesso va in adozione ad un mio amico che usa come me questo tipo di prodotto, quindi è abituato a questo tipo di deodorante e così, cioè io spero che su di lui funzioni bene, che non viri la profumazione di modo che lo possa utilizzare, perché comunque a me dispiace sempre sprecare dei soldini su prodotti che sono anche costosetti e così poi vedremo insomma se su di lui è tranquillo e va bene, come spero, o se pure su di lui sta profumazione ha questa strana reazione, io non so come definirlo. Quindi non vi so neanche dire se come tipo di deodorante naturale abbia efficacia o meno, perché io non lo posso tenere più di tanto addosso. E questo è quanto. Per questa ragione è una grande delusione di questo mese, perché sinceramente ne avevo anche sentito parlare bene di questa marca. Dovrei provare un'altra profumazione, ma non costando proprio 2 euro, perché mi pare che con lo sconto, se non mi sbaglio, l'ho pagato sugli 8 e qualcosa, non vorrei sbagliarmi, e preferisco prendermi quelli che normalmente prendo e che utilizzo e che di cui mi sentite parlare ormai da mesi, che riprendere questo e vai a sapere. Poi magari non mi trovo manco bene col prodotto, che ne so. Quindi questi sono i prodotti, ahimè, delusione del mese. Spero di non rifare presto questo tipo di video. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio. Vi auguro una buona giornata, una buona serata o la buonanotte, a seconda di quando stiate vedendo o meno questo video. E ci vediamo alla prossima, come sempre. Ciao!